Ciao ragazzi e benvenuti ad un nuovo video nel canale del Pretty Food. Oggi andremo a provare la pizzeria, cioè provare, io so già com'è, però ve la farò vedere a voi per la prima volta com'è la pizza del Popper. Perché sì, siamo in questo locale che si chiama Popper, dove ci lavorano i ragazzi che avete già visto negli altri video, ovvero Emanuele e Mario. Adesso vi faccio vedere un po' com'è il posticino e vi farò vedere anche la pizza ovviamente com'è. Ricordo. Just a second. No man, man, you need to understand. Ok, dietro di me c'è il ristorante che si chiama Popper. La novità di questo video è che parlerò anche in inglese, perché almeno le persone potranno capire dove mi trovo. There is finally the pizzeria called Popper, and today, let's say tonight, we are gonna try, not for the first time, but it is the first time for you that you're watching my channel, the real Italian pizza made with passion from two Italian guys here in Maribor. So let's go watch it. Quindi ragazzi, adesso andiamo dentro a vedere com'è questa pizzeria e andiamo, mi sono gasatissimo, forza, adesso. Qui ci siamo ragazzi, dietro di me ci sono i due ragazzi che stanno lavorando. Here we are guys, we are in this pizzeria. Behind me there are the two Italian guys from Naples that are working, very fast also. You can see from the quality of the pizza and from the color. You see the Italian color. Go to see this red. It's amazing. It's really tasty and amazing. And go to look how they made this homemade tomato sauce. It's made with the Italian tomato, fresh basil, olive oil and salt. That's it, but it's enough to have a good and luxury product. Ooh! Yeah, you see? God damn! We're really proud to show our culture here in Maribor. Siamo veramente... Cosa? No, parlavo del mio compagno. Ok. Potete sedere 10 dopo 24. No, because I have a channel on YouTube. Yes, yes, yes. Long he's gonna be a star. Yeah. When I become famous, yes. No problem. Quindi ragazzi, adesso ordineremo la nostra pizza con due belle birre e facciamo l'assaggio in live, no? As soon as we can, we are gonna order two pizzas, two fantastic pizzas with two beers, and we are gonna try it with this video. See you soon. Now he's going to put out the pizza after only 3 minutes. Yeah, because this is the time which the real pizza needs to be cooked. Because it's enough. It's enough. You can see now when it's going out. And look how it is. Pretty. Amazing. Sono veramente fantastiche queste pizze. Sono veramente deliziose. Are really awesome and this oven now has the temperature. You don't believe it, but it is 463 degrees. And it's not an oven that you put the food inside to burn. No, it's electric. When you look at the pizza, when it's out, it doesn't seem the oven is electric. For nothing. Quindi, come vedete, le pizze, cioè, sono cotte nel forno elettrico, ma non sembra per niente. Cioè, dalla forma che... dal colore che c'hanno, da come funziona forno, per nulla. Mi hanno appena detto che questo forno è il più potente forno elettrico al mondo, fino a raggiungere una temperatura di 510 gradi. 510 gradi. È potentissimo. E questo è il brand dal 1946 Moretti. And look inside. Il suo nome è Neapoli. E questo forno si chiama Neapolis. Neapolis is his name, is made by Moretti since the brand since 1946 and is the most powerful electric oven in the world. It can arrive to the temperature until 410 degrees. It's really a lot, but you can see also the quality for the product that goes out of this oven. È tanto, 510 gradi, però nel senso serve, se vuoi fare un prodotto di qualità, serve un forno di qualità. Giustamente. Qui siamo avanti tutto il tempo a pizze, cioè pensate, prima di questo forno
prima di questo forno qua andavano avanti a 2 pizze a volta, quindi pensate voi quante sono incrementate le pizze da fare e le pizze ordinate. È fatto del forno, è un bel vantaggio, cambiamo tavolo in 10 minuti, capito? Quindi si triplicano le pizze. Andiamo avanti. Like me on the black and white ivory, getting 6 on a T-Lee. You don't wanna see a G break your ass like dishes, buster ass tricks, sleep with the fishes, running from Lennox. Allora, eccole arrivate: salamino, burrata, pistacchio e mortadella. Guardate lì, guardate lì, cioè guardate. Questa è la vera pizza. No words needed. Siamo soddisfattissimi, siamo partiti alla grande e spero di finire anche alla grande. Ma non adesso, perché siamo appena partiti, tanto. Guarda lì, guarda. What do you think about their pizzas? The best in Maribor, the best in Slovenia. Ok ragazzi, salutiamo Emanuele e Mario che ci hanno accompagnato in questo video, questo fantastico video dove abbiamo fatto vedere cosa sono capaci di fare. Cioè, guardate queste pizze, sono sempre fantastiche, cioè non ne sbagliano molto. We are arrived to the end of this video. I'm happy for them because they are making pizza over pizza, and the look are always the fucking same pizza. It is always the same quality. I'm so happy for them, and I hope for the future of this restaurant and also for the career of them, of these two pizzaioli, because in Italy we call pizzaioli. Especially from the place where they're born, Naples. Quindi ragazzi, un forte in bocca al lupo, ci vediamo, è stato fantastico. Un saluto da Mario. Un saluto da Emanuele. Ciao a tutti. See you. Ciao ciao, good night guys. See you next video. Ciao ciao.